Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96. Come sempre vi invito a iscrivervi sul mio canale YouTube, sul mio canale TikTok e sul mio canale Instagram. Volevo fare una premessa riguardante naturalmente il film che dovrà uscire il 28 marzo, perché il 28 marzo uscirà nei cinema italiani Godzilla e Kong, Nuovo Impero. Maggio 7 marzo, non perdetevi anche Kung Fu Panda 4. Devo dire che nei prossimi mesi questi sono i due film che aspetto tantissimo. Non vi preoccupate che i video a tema unboxing Pasquale ritorneranno. Vediamo un po' come mi organizzo in questi giorni e li farò. Naturalmente sono stato un po' impegnato e quindi i video sono andati un po' a rilento. Però comunque c'è stata l'apertura del logo di Superman, c'è stata la live dove appunto avete visto una marea di Blu-ray, DVD, ma c'è stato anche le mie aspettative sulla, diciamo, l'ultimo video sulle notizie in casa Cinecomic, che sinceramente mi hanno un po' rimasto senza parole, specialmente il rinvio nel 2026 del nostro Batman di Pattinson. Devo dire che il film, stavo vedendo un po' Povere Creature, film che è stato premiato agli Oscar insieme a Barbie, Oppenheimer e diciamo all'Errone Ragazzo e quello di Killer of the Flower Moon. Però devo dire che Povere Creature, per quello che mi riguarda, Oppenheimer e sia Oppenheimer che sia Barbie sono nettamente migliori. Ma veniamo al dunque. Ho fatto questo video per parlarvi un po' delle mie aspettative riguardanti il trailer, ma anche il film di Godzilla e Kong Nuovo Impero. Noi sappiamo che prima di questo film abbiamo avuto quattro film. Abbiamo avuto il primo Godzilla, il secondo Godzilla King of the Monster, il film, scusatemi, su Kong, e per finire Godzilla e Kong. Naturalmente questo Godzilla e Kong Nuovo Impero riprende da ciò che è finito in Godzilla vs Kong. Naturalmente, tra tutti questi marasmi di film c'è anche la serie The Monarch of Legacy. Monarch of Legacy, vi devo dire la verità, io l'ho vista tutta quanta in un secondo momento, ma devo dire che non mi ha entusiasmato nemmeno un po'. Pensavo che vedendo la serie ci fossero più collegamenti. Diciamo che Monarch of Legacy ti serve per incrementare ciò che hai già saputo sulla Monarch, ma fondamentalmente di Titani se ne vedono pochi, se non nell'ultima parte si vede Kong che riescono, non so come, a fare qualche esperienza nella Terra Cava, a trovarsi lì, quindi riprendono da Godzilla e Kong. E naturalmente diciamo è Godzilla all'apertura di Monarch. Naturalmente Monarch è questa situazione dove fanno gli esperimenti, e qui si possono vedere come fondamentalmente i titani sono stati creati dalle bombe nucleari che gli stessi esseri umani hanno sperimentato. E questa è un po' la controparte umana che a volte capita, ovvero che siamo stessi noi che inquiniamo la natura, inquiniamo le cose e poi prendiamo i loro effetti negativi. Naturalmente Godzilla e Kong Nuovo Impero, come abbiamo potuto vedere dal trailer, è un film che è molto ignorante, è un film che secondo me la trama sarà molto veloce, alcune cose ce le faremo andare bene, ma devo dire che per Godzilla e Kong Nuovo Impero io voglio, cioè Godzilla e Kong Nuovo Impero, ma anche tutti gli altri film del Monsterverse, se dovete pensare come se state vedendo Fast and Furious, perché se Fast and Furious diciamo che ci sono delle cose che a livello di trama non sono lineari, anche nei film di Kong e di Godzilla molte cose non tornano. Però appunto questi sono dei film che voi dovete andare lì, dovete spegnere il cervello e dovete assistere in sala a questi film, perché il trailer secondo me è molto molto bello. Il trailer, devo dire la verità, mi ha entusiasmato, come si può vedere dal poco da trailer. Secondo me questa volta Godzilla e Kong non saranno praticamente i nemici, ma saranno praticamente proprio, faranno l'unione contro il villain. Sinceramente non l'ho capito chi sia, sembra essere una controparte di sempre di Kong, però in versione villain. E devo dire che anche questa cosa sono molto curiosa di vedere come la svilupperanno. Naturalmente sono convinto che all'interno di questi film ci saranno altri praticamente mostri, titani. Già si potevano vedere che nel finale di Godzilla contro Kong ce n'erano veramente tanti, ma anche Ghidorah. Mentre se vorrei fare la classificazione dei film che ho visto che appartengono a questo universo, se dovessi fare una classifica, io sinceramente metterei come prima parte
Appunto, metterei il primo Kong, Skull Island, che secondo me è superiore sia al primo Godzilla sia a Godzilla King of the Monsters, e poi come secondo film metterei Godzilla vs Kong, e come terzo metterei il primo Godzilla, come quarto King of the Monsters. Non è che io sono, cioè i film a me mi sono piaciuti tutti quanti, però come ben sapete io sono un po' più affezionato a Kong, sono un po' più affezionato a Kong perché comunque di Kong hanno fatto diverse versioni. E proprio l'altra sera mi sono visto il primo Kong che ho scoperto, pensate, quando ero più piccolo, che se lo stavo vedendo mio nonno. Poi naturalmente ci hanno adattato la versione nuova, quindi perciò diciamo vado per il team Kong e non per il team Godzilla, anche perché Godzilla è un simbolo un poco più, come posso dire, che va verso l'Oriente e non è che diciamo, ma come posso dirvi, proprio a pelle, non ho nulla contro l'Oriente, però non so come dirvi, Godzilla non mi ispira niente, non mi dice niente e mi risulta molto simpatico Kong. Non so perché questa cosa, forse perché ho visto da piccolo Kong insieme a mio nonno, ma vi posso garantire che tra i due, io preferisco sempre Kong. Non ho niente contro Godzilla, che è un simbolo, comunque, vi ripeto, che simboleggia l'Oriente, mentre Kong simboleggia l'America. Però devo dire che Godzilla come personaggio non mi ha mai suscitato particolarmente interesse, mentre Kong comunque è molto più simpatico. Vi ripeto, fra questi quattro film, quello che mi è piaciuto di più e che rivedo molto volentieri è il primo Kong, anche perché lì secondo me si vedono più titani, mentre in Godzilla sì, c'è la parte fantascientifica, però secondo me anche lì è troppo troppo esagerata, mentre come si può vedere in Kong Skull Island è un poco più umano. Anche Kong sembra essere un titano, ma mostra i suoi lati umani. Anche il fatto che in Godzilla e vs Kong Kong corrisponde, diciamo, ai comandi e ha una certa simbionte con la bambina, anche qui diciamo che questa cosa vedremo, perché la bambina mi pare esserci nel questo film. Poi si può vedere un'altra cosa che sinceramente mi ha fatto pensare un po' a Transformers, un po' tipo alla Marvel, all'armatura di Iron Man, quando praticamente nel trailer all'improvviso, oltre che lascia che vedete in Kong e vs Godzilla, si può vedere anche che Kong ha tipo un braccio meccanico, che penso ci sarà. Cioè, sarà l'avranno fatto stesso quelli della Monarch dopo lo scontro con Godzilla nell'ultimo film. Devo dire che questo film veramente sono molto molto interessato. Sono convinto che non sarà l'ultimo, non sarà l'ultimo, anche perché questi film, vi ripeto, essere cioè dei film veramente essere proprio ignoranti, cioè nel senso che film dove appunto l'essenza non c'è, ma sono proprio, cioè voi dovete andare lì e vedere un film che veramente sono ignoranti, non ti devono dire nulla, e pure se alcune cose non tornano va bene così. Io voglio vedere Kong e Godzilla come appunto, cioè l'ultima parte di Godzilla e Kong veramente mi è piaciuta tantissimo quando hanno combattuto contro Mechagodzilla. Naturalmente mi piacerebbe che sviluppassero più la parte dei titani e meno la parte umana, perché sì, la parte umana serve, come si può dire, però comunque la Monarca alla fine è un'associazione, nulla di più, nulla di meno. E già la serie, secondo me, hanno sbagliato, dare troppa importanza al fatto umano e meno ai titani, perché se tu mi fai una serie Monarch of Legacy, io presumo che mi fa vedere non solo Kong e Godzilla, mi fa vedere Ghidorah, mi fa vedere come sono nati i titani, come si sono sviluppati. Invece no, fanno tipo un riassuntone di cos'è la Monarch, e già fondamentalmente noi sappiamo la Monarch cos'è. Quindi quando ho visto la serie, vi dico la verità, sono rimasto molto molto deluso, perché avevo delle aspettative molte molte alte riguardante questa serie. Naturalmente io andrò sempre il 28 marzo a vedere l'anteprima, come sempre, perché io mi piace vedere quando escono i film, perché poi già sapete, cominciano a uscire gli spoiler, cominciano a uscire, naturalmente girano rumors sul web, e io non voglio andare lì, vedere vedere il film com'è, senza spoiler e senza nulla. Naturalmente un altro film che aspetto è Kung Fu Panda. Naturalmente Kung Fu Panda è animato, è un film Disney, è un film, no, se non erro, aspettate un attimo, è Paramount, una cosa del genere, e giustamente
Kung Fu Panda è un altro film che sinceramente io aspetto tanto. No, è della DreamWorks, Kung Fu Panda. E quei film come Shrek, e quei film come, non so, Il Gatto con gli Stivali, che sono simpatici, sono dei film divertenti che non ti impiegano nemmeno tante ore nella visione. E poi devo dire che Kung Fu Panda, a livello di gradimento, non è il mio preferito, però prima di... devo dire, sono dei film accettabilissimi, sono dei film molto molto simpatici e pure da questo thriller devo dire le aspettative sono un po' altine. Naturalmente sabato andrò a recuperare un altro film, quello di Christian De Sica, insieme al mio amico, un buon Ferragosto che dovevo andarci questa settimana, però non sono andato perché avevo tanti impegni, ma come sta succedendo ultimamente, quindi perciò i video quando li riesco a registrare poi li porto qui sul canale. Naturalmente per Pasqua incrementeremo perché ci sarà l'apertura dell'uovo di Batman, ci sarà l'apertura dell'uovo di Spider-Man, poi vedrò se riuscirò a recuperare qualche altro uovo perché c'è anche l'uovo dell'Inter che mi è passato in testa che lo voglio naturalmente recuperare. Purtroppo ieri sera non è andata bene, peccato, era una grande occasione, ma io ragazzi non ci posso dire niente, solo che ci posso solo soltanto fare complimenti. E andiamo diritti verso lo scudetto, che è il nostro obiettivo principale. Naturalmente, ragazzi, siete sempre fantastici. Sono molto contento che piano piano ci stiamo sempre più, stiamo diventando veramente un popolo. Siamo quasi per arrivare ai 5.000 iscritti, quindi significa che io mi impegno per fare dei contenuti molto molto belli per voi e sono molto contento quando appunto commentate, lasciate un like, lasciatemi un mi piace, è veramente un qualche cosa che fino a 2 anni fa, un anno fa, non mi speravo che arrivasse. Naturalmente vi invito sempre a iscrivervi sul mio canale di TikTok, Instagram, WhatsApp, perché YouTube naturalmente, Telegram, perché anche lì faccio dei video minori diciamo rispetto a YouTube, però comunque ogni tanto faccio uscire anche dei video, dei reels che devo dire reels anche lì. Su Instagram stanno andando molto molto bene e anche qui mi fa molto piacere di questa cosa. Naturalmente, ragazzi, noi ci vediamo in un altro video, un altro dove sono qui nella mia Bat o Stark Industries. Naturalmente, ditemi se voi andate a vedere Godzilla e Kong Nuovo Impero, quale aspettativa avete per questo film, se siete Team Kong o Team Godzilla. E noi ci vediamo ad un altro video. Ciao ragazzi, da IronNerd96 è tutto. Vi voglio bene sempre. 3.000. Ciao ragazzi.